Ladro, caro signore, ladro! Lei non merita altra qualifica! Ripeta quello che ha detto. Ladro! Lo ripete. La prego, non vi ho chiamato qui per essere insultato. E dove vorrebbe essere insultato? In tribunale? In galera? Ornano, parliamoci chiaro. Lei ci ha venduto della merce che non aveva ancora acquistato e adesso dichiara di non potersi risarcire a causa del furto. Come la definisce lei un'azione simile? Buffoni. In che modo vi siete costruiti voi la vostra fortuna? In che cosa differiscono i miei metodi dai vostri? In una cosa essenziale, commendatore. Lei è stato scoperto, noi no. Non si faccia illusioni. Tutti sanno la parte che avete avuto nello scandalo Austri. Due società fittizie, un prestanome, tre assegni senza copertura e traffico illecito di valuta. Signori, siamo fra gentiluomini, vero? Perché rivangare il passato? Manteniamo la conversazione su un tono piacevolmente amichevole. Lasci perdere, avvocato. Ornano, non ho fiato né tempo da sprecare. Quella somma vuoi restituircela, sì o no? Con tutto il cuore, amico mio, con tutto il cuore. Ma purtroppo non dispongo di liquido in questo momento. Un milionario che non ha denaro. Un milionario non ha mai denaro. Sono i poveri che devono umiliarsi a raccoglierlo. Un milionario vive di credito. E allora chiedo un prestito alle Acciaierie del Nord. Lei è il principale azionista e l'acciaio è il rialzo. Le Acciaierie del Nord fabbricano biancheria femminile. Motivi fiscali, troppo lungo a spiegarsi. E la seta è in ribasso. Chi lo fabbrica l'acciaio? L'Unione Farmaceutica. Eh beh, si rivolga lì. Impossibile. La farmaceutica dipende interamente dall'istituto bancario. Tanto meglio. Il presidente dell'istituto bancario è suo cognato? Mio cognato è morto. È morto? 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 Sì, miei cari. Sì. Si è sparato questa mattina. Per questo chiedevo indulgenza. Ho bisogno di raccoglimento, di riposo. E perché si è sparato? L'ho fatto fallire io. Lei ha ucciso suo cognato. Di malavoglia, creda. Di malavoglia. Ma allora è semplice. Prelevi il liquido dalle riserve dell'istituto bancario. Impossibile. L'aveva già fatto mio cognato prima di suicidarsi. Povero ragazzo. Lascia un gran vuoto dietro di sé. Del resto l'istituto bancario non esisteva realmente. Era solo un'attività fittizia dell'acciaieria del Nord. Santo Dio, ma ci sarà bene del denaro alle origini di questo giro? Ci saranno degli imbecilli di finanziatori in partenza? Certo che ci sono. E chi sono? Voi, naturalmente.